Ciao ragazzi, allora finalmente torniamo belli carichi su uno dei miei boschi di cipressi. Questa è una pianta che ho rinvasato 2 mesi fa nel mio terreno specifico per piante sempreverdi. E visto che la pianta sta vegetando veramente una meraviglia, direi che è giunto il momento di fare un piccolo intervento per andare a ridimensionare la chioma, cercare anche di bilanciarla con tutta la vegetazione. E soprattutto cerchiamo di migliorarla sempre di più, quindi portarla verso il suo design finale, ok? Quindi iniziamo subito intanto a togliergli questo filo che è praticamente entrato nella corteccia, poi magari rivalutiamo se rimetterlo più avanti, boh, forse non c'è neanche più bisogno. Ok, adesso è libera, possiamo anche iniziare. Praticamente il lavoro di oggi consiste semplicemente nell'andare a ripulire tutta la pianta, cercando soprattutto di dare aria e luce ai palchi che stanno sotto, quindi la bilanciamo, andiamo già un po' in rifinitura, soprattutto nei palchi un po' più grossi. Poi ci dedichiamo anche 2 minuti per fare tutta la pulizia dei profili, quindi togliamo tutta la roba che sta sotto, tutta questa vegetazione qui che ci fa perdere praticamente la definizione del palco. Quindi con questo lavoro di manutenzione sicuramente la pianta avrà un look molto più figo. Come tutti gli altri bonsai, anche questo l'ho concimato con 4 cicli di TNT Starter Bonsai in primavera e adesso gli ho fatto 2 cicli con il mio granulare Genesi, quindi la pianta bella nutrita al 100%, zero problemi assolutamente, e soprattutto il terreno è già libero dal concime, non c'è praticamente più niente già dopo 2 giorni. Questo periodo è un bel punto a favore perché dobbiamo annaffiare parecchio e quindi evitiamo che il concime, se è organico, che si sfaldi, che crei tutta quella crosta, tutto quel pappone che fa abbastanza schifo, che in più a lungo andare fa soffocare anche il terreno, ci fa morire anche le radici che stanno qua sopra. Faccio questo video anche e soprattutto per andare a sfatare un po' quel mito delle conifere, delle sempreverdi, nel quale molte persone sono convinte che bisogna pulire tutta la vegetazione di dietro per far sì che la pianta prenda luce per poi ricacciare sempre da dietro. Allora, prima di tutto io la potatura la faccio semplicemente tagliando tutte le parti che sono più mature, quindi più lunghe, e quindi praticamente bloccando il vigore del getto, senza poi fare una pulizia arretrata della vegetazione, a meno che non sia molto debole, quindi praticamente vegetazione di scarto. Primo perché secondo me non serve assolutamente, anzi molto spesso va proprio contro il nostro obiettivo, che è quello di fare rinforzare la pianta e quindi di fargli captare più luce possibile. Quindi sappiate che se andate a spolpare tutta la pianta dalla vegetazione interna, alla fine vi ritrovate con 4 peli in croce e c'è il rischio anche che la pianta vada molto in sofferenza e quindi che magari si blocchi pure o che muoia pure. Praticamente per potare il cipresso dobbiamo semplicemente guardare questi getti qua, che sono forti, vigorosi e anche più lunghi degli altri, ok? Sono belli verdi, sono proprio grossi, ok? Si sente proprio con le mani che sono forti. Quindi il mio consiglio è semplicemente quello di alzare la vegetazione, guardare bene come si sviluppa e poi farla arretrare praticamente facendo una semplice potatura come faremo con tutte le altre piante, ok? Si toglie il pezzo in più e siamo a posto, ragazzi. Anche in questo caso andiamo praticamente ad accorciare il butto che è forte e rimane praticamente un butto che è, che ne so, 2 centimetri, sì o no. Questa operazione ci aiuta prima di tutto a far infittire la pianta e quindi gli dona un aspetto molto più maturo fino al lavoro e anche molto più bilanciato. Più come sempre ci è d'aiuto per andare a far sì che non scarti la ramificazione che sia più debole, ragazzi, ok? Ovviamente come in tutti i lavori di manutenzione non c'è bisogno di avere una laurea in scienze spaziali, ma cercate semplicemente di guardare con gli occhi e capire qual è la vegetazione da tagliare e quella invece da tenere. Il cipresso in questo caso ci aiuta tantissimo perché è una pianta che sopporta molto gli errori che facciamo e quindi praticamente abbiamo molto 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 margine, ragazzi. Quindi cercate di non avere paura o timore e di intervenire molto serenamente accorciando tutta quella vegetazione che va fuori lo schema e soprattutto che è matura, ok? Se no è un problema dopo. Il cipresso è una delle piante più interessanti per far bonsai, secondo me. Si adatta ad ogni clima, non dà assolutamente problemi né col caldo né col freddo. È praticamente una di quelle piante che io denomino piante bastarde. Un po' come l'olmo, l'acero tridente, il carpino. Sono piante molto forti e resistenti che ci aiutano moltissimo nella nostra arte. Sappiate che con il cipresso questo lavoro di manutenzione andrà fatto più volte l'anno. Soprattutto sappiate che con piante giovani ci sarà veramente da divertirsi e da lavorare parecchio, ok? Soprattutto con le forbici.
È buona cosa andare a pulire tutto il profilo della pianta, quindi togliamo tutta la vegetazione che va in basso, che va a rovinarci la definizione del nostro palco. Questo è un lavoro che va fatto praticamente con regolarità, ragazzi, ok? Quando puliamo il legno qua sotto riusciamo anche a dare molta più vecchiaia alla pianta, quindi gli diamo proprio un effetto di vissuto e praticamente in esposizione il nostro bonsai acquista praticamente 10 volte il valore che potrebbe avere. Quindi questa è un'operazione veramente super importante da fare soprattutto prima di un'esposizione. Ecco ragazzi, questo è il palco praticamente pulito, abbiamo fatto tutta la pulizia del profilo, la vegetazione guarda tutta all'insù e quindi questo è l'esempio che ho voluto darvi di come pulisco il mio cipresso. Come avete visto è un lavoro molto semplice, praticamente si cerca di arretrare sempre di più la vegetazione per fare in modo che la pianta cacci da dentro e quindi che vada a infittire tutto il nostro palco, creando praticamente tutti quei palchetti che sono molto belli. Quindi ragazzi, finisco il mio lavoretto un po' più velocemente, poi ci vediamo a fine video, così facciamo il trattamento con l'olio di lino per la cocciniglia, in più vi do altri 2-3 consigli per quanto riguarda la coltivazione del cipresso e soprattutto magari parliamo anche un po' di design e andiamo anche a capire come mai ho scelto di impostare questa pianta in questo modo. Ok ragazzi, il lavoro finito almeno per oggi, sicuramente andrò a dargli un'altra toccatina domani o dopodomani perché con la luce della videocamera faccio fatica a guardare bene bene, sono un po' abbagliato diciamo. Ovviamente questo lavoro di manutenzione lo dovete fare soltanto su piante che sono veramente in forma, ok? Quindi se avete il materiale che presenta aghi molto deboli, gialli, oppure squame che sono cadenti, quindi non sono annaffiate bene o casini vari, cercate sempre prima di tutto di riportare in vigore il materiale prima di andare a intervenire. Ho deciso di abbassare questa parte di pianta per andare a valorizzare ancora di più la pianta principale e poi anche per dare dinamicità, ok? Quindi uno scalino in più, diciamo. In più accorcerò anche questa parte qui, sempre per dare dinamicità a questo pezzo, quindi facciamo scendere ancora di più il nostro materiale. E devo dire che ultimamente sono molto soddisfatto di come stanno andando i cipressi, soprattutto perché li ho coltivati da seme. Quindi è stato veramente un bel percorso e devo dire che la fierezza è veramente notevole a questo punto. Come avete visto, in questo tipo di design, ovvero boschetto, ho deciso di mantenere molto selvaggia,
a questa pianta, quindi dare un'impostazione anche con rami che vanno piuttosto in su, ok? Questo l'ho fatto prima di tutto per non creare una pianta che sia uguale a tutte quelle che ho visto finora su internet, quindi per cercare di personalizzare il più possibile il materiale che sto coltivando da seme. E secondo, per dare assolutamente naturalezza a tutto il materiale, perché ritengo che sia l'unica via da prendere. Piano piano devo dire che mi sta veramente ripagando questa scelta, perché molto spesso vediamo anche in esposizione piante che presentano rami che vanno molto sotto, che di per lì può essere una cosa bella perché magari dà molta vecchiaia al materiale, però quando si parla di boschetti, quindi anche di materiale abbastanza esile, secondo me non è buona cosa far cadere troppo in basso i rami, perché il tutto va un po' a perdere di coerenza, ok? Quindi se abbiamo un materiale molto grosso, imponente, sicuramente è buona cosa far scendere parecchi rami, farli anche molto grossi, però avendo un insieme di piantine praticamente molto esili, secondo me la scelta migliore è quella di andare a creare una ramificazione che sia leggera, che comunque tenda ad andare in alto, perché devo dire che ci sta veramente benissimo, sono molto soddisfatto, assolutamente. Poi grazie a questo modo di impostare il materiale, in breve tempo abbiamo la possibilità di intervenire praticamente da subito con soltanto le potature. Quindi ci risparmiamo prima di tutto tempo e fatica, e perché no anche i soldi, perché il filo di rame ha un prezzo. Visto che ci sono, vado già a scortezzare questa parte di tronco che ho liberato dalla vegetazione, così da avvantaggiarmi e creare un bel gin in futuro. Poi quando andremo a creare il gin, io consiglio sempre di farlo con le pinze, strappando proprio il legno, ok? Questo perché gli dà veramente molta naturalezza, quindi evitate di fare lavoretti con coltelli strani o che ne so, perché poi dopo il lavoro risulta molto artificiale e praticamente dovete andarlo a riprendere in un secondo momento. Quindi il segreto del successo molto spesso è fare le cose molto tranquillamente e soprattutto con meno cose possibili in mano. Questo discorso lo faccio anche per quanto riguarda la creazione di sciari, soprattutto sul tronco della pianta, perché ho visto che molte persone si divertono a giocare con frese varie e a sbrancare tutto il materiale, però io, a dire la verità, sono un pochettino contrario a questo tipo di manipolazione sulle piante, perché come vi ho detto il lavoro risulta sempre molto artificiale. Quindi le frese io consiglio di usarle soltanto se c'è da sgrossare molto il materiale, però alla fine è sempre buona cosa andare o con uno scalpellino oppure semplicemente, come vi ho detto, strappando il legno con una pinza. Bene, per concludere questo lavoro andiamo a fare una bella somministrazione del nostro olio di lino, che è un prodotto fatto apposta per cercare di combattere la cocciniglia. Praticamente lo spruzziamo su tutta la pianta in modo da creare prima di tutto un ambiente che dà fastidio all'insetto, quindi a scopo preventivo. Se invece abbiamo già un attacco da cocciniglia, lo somministriamo perché andiamo a creare una pellicola che va a soffocare l'insetto e quindi lo andiamo a ammazzare. Anche questo è un prodotto assolutamente naturale che non dà fastidio né alla pianta e neanche al terreno, e soprattutto è un prodotto non residuale, quindi a un certo punto non ci sarà più da nessuna parte. Questa è una buona cosa perché, come ho detto già l'altra volta, non appiccica la vegetazione, non fa casini vari, ok? In questo periodo della stagione diventa molto importante dare alcuni prodotti soprattutto per la prevenzione più che per la cura del bonsai. Qui abbiamo la fortuna che questo prodotto agisce praticamente in due modi, quindi previene i problemi e se ci sono invece li andiamo a combattere. Al nostro bonsai piacerà tantissimo, posso assicurarvelo. Quindi meno insetti fra le balle, piante più contente e soprattutto molto più in forma, perché ricordate che la cocciniglia a lungo andare praticamente vi ammazza il materiale se non la combattete fin da subito. Quindi quando vedete qualche insetto che dà fastidio alla vostra pianta, consiglio assolutamente di intervenire nel più breve tempo possibile. Quindi ragazzi, prima di chiudere con questo video andiamo a vedere a 360 gradi il lavoro svolto per vedere un po' il risultato che abbiamo ottenuto. La pianta mi piace tantissimo, veramente in forma. Come vi ho detto, sicuramente domani ci darò un'altra occhiata perché faccio fatica con la lampada davanti alla faccia. Devo dire che, mamma mia, anno dopo anno diventa sempre più bello, sempre più pieno, è molto molto naturale, mi piace un sacco. Quindi ragazzi, per il momento siamo a posto. Se vi è piaciuto questo video lasciate un bel mi piace, se volete condividetelo con i vostri amici bonsaisti. Ci vediamo in un nuovo tutorial, perché non vedo l'ora di mettere mano al mio mostro, perché sto vedendo che la vegetazione è abbastanza matura e quindi secondo me nel giro di una settimana sarà il momento
andare a tagliare e non vedo l'ora. Quest'anno sta facendo il matto e soprattutto è molto più compatto, molto più pieno e mamma mia, non vedo l'ora di farvelo vedere. Quindi ragazzi, come sempre, un bel saluto da Claudio Bonsai, il suo laboratorio, le sue piante, e ci vediamo molto presto in un nuovo tutorial. E mi raccomando, non perdetevi mai davanti alle difficoltà, quindi concentratevi veramente al 100% sul vostro materiale e vedrete che vincerete sempre al 100%.